Perché si usa il parafulmine? Perché le cariche si addensano. Le cariche si addensano sulle punte. Che punte? Per cui se io creo un effetto punta, le cariche positive si addenseranno tutte sulla punta. Per cui nel momento in cui si creerà il fulmine, ovviamente la differenza di potenziale tra questi due punti sarà maggiore rispetto a questa. Mi fai vedere il foglietto che non lo vedo. Fai cadere il fulmine in un punto prestabilito, lontano, diciamo, da altri attacchi, cioè dalle persone, lontano dalle case. Preferisci fare un percorso agevolato in maniera tale che si scarica in un punto che controlli ed eviti i problemi negli altri punti che non controlli. Se poi invece... Siamo nella terra per finire. Quindi noi così inquiniamo la terra. Noi? Inquiniamo la terra. Il cimitero. Inquiniamo la terra. E perché gli buttiamo la scarica elettrica nella terra? Poi la terra poverina si fa male. Si fa male. Ma la carica... Sta piovendo? No. La carica elettrica distribuita su tutta la terra non incide granché. Non è vero. Adesso facciamo le domande, vediamo se è tutto chiaro. Vai. Cos'è un dielettrico? Sì. La nostra pazienza. Un dielettrico è una cosa che non fa fare. Praticamente il parafulmine fa sbattere le nuvole che vanno a finire quando muoiono dentro al cimitero. Con le più. Con le più. Io sono quella seria. Ok, tutto chiaro, insomma. Sì, sei stato praticamente perfetto. Ah, però il parafulmine si può anche spezzare. Perché a un certo punto non sopporta più o meno. E dice, vaffanculo. Basta, allora fa sbattere le nuvole e muoiono. E loro danno forfè e dicono ciao. Quando muoiono il pianto diventa il fulmine. E praticamente più e meno si, come si dice, si eliminano a vicenda e quindi diventano zero. Perché le punte si attraggono più o meno. Più o meno diventa, si annullano. Sai, tipo quando due forze con la stessa forza si scontrano, si annullano a vicenda. Cambiamo discorso. È così che succede. Dai, non era che non si capiva, infatti. No, si capiva benissimo. Capito tutto, non è chiaro questo fuoco. No. Faccio un'altra domanda. Delle molecole di acqua. Faccio un altro... No, io voglio parlare delle molecole di protossido di azoto. Non mi ricordo. Non ora te la devi ricordare. Favore, ti prego. Mo prendo il foglio. Dai, Fletcher, su. Dovrebbe essere, forse è nel 2-5. Se mangi... Con l'altri. Parlamene. No, protossido, come altre cose, come altre formule, protossido è proprio una combinazione, una proporzione tra gli atomi, ma non mi ricordo, dovrebbe essere 2 e 5. E allora vedi che sei pure tu ignorante? Rimani nella tua ignoranza. Dai, chiedi a noi ti sappiamo spiegare, vero C? Informati, va. Studia. C ha fatto il parafulmine coi capelli, io direi che va inquadrato, vedi? Così non fa morire le nuvole, si scaricano su di lui. Perché le nuvole sono importanti, perché si sceccheranno tra di loro e poi fanno i fulmini. E poi vanno anche sulle punte. Che non indichiamo. Sulla cima dell'Olimpo c'è una magica città. Insomma, se dovete studiare la teoria relativa ai fulmini, adesso sapete da chi prendere spiegazioni. Non quello che disegniamo i cimiteri, ma noi ciao. Sì, ciao. Tu continua a cercare il protossido di azoto, ciao.